I legami tra l'Italia e la Francia, il rapporto tra abiti, donne e potere, una riflessione sulla figura di Caterina de' Medici arrivata alla corte di Parigi nel 1533, dove si impose per le sue profonde innovazioni politiche, artistiche ed estetiche, volendo anche quel giardino delle Tuileries, oggi aperto alla sfilata Dior. Per Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della Maison, la sfilata di Prêt-à-Porter per la prossima estate è una sintesi composita delle tematiche a lei care, espresse da grandi lavorazioni di abiti in raffia incrostati di fiori, tessuti stampati con la mappa della città più familiare a Christian Dior, guepier nascoste o a vista per disegnare la silhouette. Di base era una grande riflessione su quello che lega la Francia e l'Italia. Caterina de' Medici è stata sicuramente una grande ambasciatrice del Made in Italy, portando qui anche delle tecniche di ricamo che si chiamano Caterina de' Medici, portando anche innovando con il discorso delle platform, delle scarpe alte, perché comunque le davano un aspetto regale, e anche ha usato il linguaggio e la moda e con una coscienza incredibile del potere che aveva la moda per in qualche modo definire il suo ruolo. Un ruolo definito anche da moda e arte, e la performance di danza che si unisce allo show nel set dominato dalla grotta barocca in cartone pressato dell'artista Eva Jospin sembrano davvero ridisegnare un moderno rinascimento estetico. Maria Grazia ha un modo molto particolare di lavorare con gli artisti, perché lei con tutte le collezioni di Dior è una direttrice artistica, ma è anche una curatrice. Da Schiaparelli, Daniel Rosberg è sempre più bravo a tradurre il linguaggio della couture nell'alfabeto del prêt-à-porter, tra sartorialità e graffi surreali, proprio come piaceva alla fondatrice Elsa. È proprio quello che volevo fare, volevo trasmettere l'energia e la bellezza della couture e le emozioni, rendendole però per tutti i giorni, esattamente come deve fare il prêt-à-porter. Quello che mi piace è il modo con cui Daniel ha reso Schiaparelli così moderna, così piena di sorprendente glamour e lusso per poterla vestire oggi. Mia nonna era davvero molto attuale e moderna già allora, ma Daniel ha riportato alla luce la sua storia in un modo meraviglioso.